Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi con un nuovo interattivo per voi e ne approfitto per ringraziare tutti per i vostri messaggi e i vostri feedback e do il benvenuto a tutti i ragazzi e le ragazze nuove che apriranno questo interattivo per caso, come diciamo sempre su questo canale, il caso non esiste, quindi probabilmente una parte di messaggio risuonerà anche a te che stai ascoltando. E, ovviamente andremo a sentire un'anima che vuole parlare con la sua controparte animica. E alla fine della canalizzazione poi farò tre mazzetti dove potrete scegliere una delle tre mini varianti per capire come evolverà la situazione tra di voi e che direzione prenderà questa persona, la tua persona speciale. E la canalizzazione invece sarà ovviamente unica. All'inizio vedremo che energie ha in questo momento verso di te questa persona. Quello che è successo in passato, quello che succederà ovviamente nel futuro, quali sono le energie a favore e quali sono le energie contro. E altro lo vediamo così, quello che mi arriva vi dico. Allora, partiamo subito nel capire quali sono le sue energie in questo momento verso di te che stai ascoltando. Chiudi gli occhi, fai un bel respiro e visualizza il suo volto, i suoi occhi, così. Ti metti in connessione con la tua persona, la speciale, e andiamo a vedere se sarà proprio lei a voler mandare il messaggio. Allora, ovviamente siamo in tanti, sono energie del collettivo, quelle che leggiamo, per cui ci sarà qualcuno che si ritroverà di più, qualcuno meno. Cercate di tenere, mi raccomando, solo ciò che vi risuona veramente nel cuore e il resto lasciatelo andare, ragazzi e ragazze, eh. Non fate vostro messaggio per forza, che quello non va bene. Intanto è volato, guardate, l'eremita, il sole. Qui c'è una persona che sta facendo tanta introspezione, si sta guardando dentro. Forse è tanto anche che siete a distanza con questo eremita. Mi fa pensare però a una persona che grazie al sole e l'eremita, questa sua introspezione l'ha portata ad avere una sorta di illuminazione, a fare chiarezza su quello che sei tu per lei. E voglio vedere un'altra cosa. Esatto, mi veniva proprio. Guardate, la luna, il sole e il matto sono volati. Il matto mi fa pensare che questa persona voglia fare un gesto verso di te. Potrebbe essere una persona che è ancora un pochino è squilibrata, però la luna perché? Perché sta trattenendo probabilmente anche un pochino le sue emozioni. Una persona che forse potrebbe avere ancora qualcosa di segreto che non ti ha rivelato, e tra cui appunto i suoi sentimenti per te. Ne prendiamo ancora una, il Papa, ma sente forte la connessione con te quest'anima, eh? La sente forte questa connessione. Ok, queste sono le sue energie attuali. Andiamo a vedere un attimo qui. Voglio vedere. Cosa ha capito di te o cosa pensa di te in questo momento e cosa ha imparato del vostro, grazie proprio al vostro incontro, alla vostra interazione. Intanto il tempo, qua mi ribadiscono come con l'eredità potrebbe essere passato tanto tempo, eh? Tu sei stata o sei e sei, mi viene da dire, l'amore romantico. Questo ha capito. Questa persona era molto logica con questa, mi fa pensare con gli schemi che era una persona molto controllata. Tu gli hai fatto provare cos'è l'amore. L'amore è quello che si lascia andare alle emozioni. Ecco perché la luna non ti ha rivelato che tu gli hai creato una forte emozione. E vediamo ancora. Sì, questa persona aveva messo dei limiti, ma tu con la tua luce, perché qui è uscito il confine, il sole, no? Con la tua luce tu è come se appunto l'hai risvegliata questa persona, mi viene da dire. E ha fatto questa introspezione per capire probabilmente chi era. Questa persona, quando pensa a te, pensa anche al futuro, il tempo che è trascorso e il futuro. Io voglio vedere però una cosa. Cosa tu gli hai insegnato questa persona e cosa sei stata e cosa sei per lei? Vediamo un po'. Intanto tu hai una bellezza che non è solo quella esteriore, ma anche interiore. Questa persona ti vede bellissima, bellissima proprio nel tuo tutto, mi viene da dire.
Il futuro ancora, sta pensando al futuro, qualcosa con te, tu sei stata e sei la sua, vedete la saggezza divina, sei la sua guida, ti vede come una persona molto saggia, una persona che ha accettato quello che gli è successo, trasformandolo in saggezza, mi viene da dire, con questa accettazione radicale. Tu sei stata un miracolo nella sua vita per questa persona. Forse tu gli hai anche detto che deve credere nei miracoli. Sì, tu sei stata la rivelazione per questa persona. Mi viene da dire proprio che con la tua saggezza l'hai iniziata nel suo percorso spirituale. Guardate, infatti, mi è volata l'indipendenza. Tu gli hai insegnato a voler essere libera, mi viene da dire, libera dai suoi schemi mentali, dai suoi condizionamenti. Tu hai dimostrato anche di essere una persona, un'anima che ha cercato la sua indipendenza. E la comunione. Tu gli hai dimostrato cosa vuol dire l'unione con un'anima, anche se siete a distanza, questa persona sente una sorta di unione con te. Le emozioni. Sì, mi viene da dire che tu sei stata proprio con lei, con lui, se sei uomo, girala, che hai insegnato a questa persona cosa vuol dire ascoltare le proprie emozioni. Ecco ancora l'eremita che si è guardato dentro e ha avuto un'illuminazione, ha fatto chiarezza su ciò che provava, mi viene da dire, e che prova adesso per te. Voglio vedere con i ragazzi, con le carte, le voci della Kasha, i ragazzi, le nostre guide lassù, le tue guide che stai ascoltando e le guide di quest'anima, che è la tua controparte animica, abbiamo detto, Cosa vogliono dirci su questo percorso? Scopo di vita, ragazzi. Cosa vogliono dirci le tue guide sul percorso che hai affrontato e stai affrontando con quest'anima, che è la tua controparte animica? Stanno dicendo che fa parte del tuo scopo di vita questo incontro. Vedete tanti segni e sincronicità, sia voi che quest'anima, che vi fanno pensare l'uno all'altro. È un momento di trasformazione di questa relazione. Voi, come quest'anima, avete risvegliato dei doni dell'anima. Per qualcuno qui c'è anche la chiaroveggenza, insomma, tutti questi doni, la medianicità, la chiaroveggenza, la chiaroconoscenza, voi sentite, sapete anche quello che non si vede, voi lo sentite. Qui ci sarà una riconciliazione con quest'anima, questo stanno dicendo, ma prima bisognava raggiungere o bisogna raggiungere un equilibrio. Siamo in tanti, ovviamente ognuno ha il suo percorso e i suoi tempi, per raggiungere questa cosa dell'equilibrio, sia voi che quell'anima. Oh mamma, mi sono volate tutte, però teniamo giù quella che è volata per proprio così, vite passate. Qui c'è un legame di vite passate, mi stanno dicendo. Ovviamente lo sapevamo già, visto che abbiamo detto che c'è un legame di anima qui, Quest'anima e anche tu dovevate avere una vostra purificazione, nel corpo e nello spirito, ma mi viene da dire proprio liberarsi dagli schemi, dalla mania del controllo anche per qualcuno. Guardate, liberarsi, l'ho tirata fuori adesso, dai condizionamenti, dagli schemi negativi e dai limiti, per liberarsi. Perché noi a volte ci sentiamo chiusi in una gabbia, anche quest'anima si sentiva come chiusa in una gabbia, come se non aveva scelta, ma in realtà la scelta ce l'abbiamo sempre. È che a volte non vediamo che la gabbia è aperta, ci costringiamo a stare in situazioni che non vogliamo per paura, di fare il salto della fede in quello che vogliamo davvero. E questo sta succedendo proprio anche a quest'anima, che è colei che vuole parlare con te. Vediamo un po' ancora. Siete protetti, questo legame, questo rapporto è protetto, stanno dicendo i ragazzi lassù. Vediamo. Ma siete in una fase di guarigione, quest'anima è in una fase di guarigione. Guardate, in un cammino spirituale, l'abbiamo visto fin dalla prima carta che è caduta, perché era lo scopo di vita, siete in un cammino spirituale con quest'anima. La ricerca era proprio di la ricerca della perfezione. La perfezione è di chi ti guarda con amore. Tutto è perfetto così com'è, anche quello che non riusciamo a comprendere, dicono. Perché così doveva essere, perché bisognava imparare qualcosa.
Allora, andiamo ancora a chiedere ai ragazzi una specifica sul vostro legame con quest'anima. Cosa ci vogliono dire? Perché vi siete conosciuti? Vediamo un po'. Allora, intanto per chiudere con le dinamiche sbagliate del passato, dicono, per chiudere un ciclo karmico per qualcuno, state ricevendo risposte dall'universo. Dovevate liberarvi, si vedono, sì, dalle paure e dai pensieri limitanti, ce lo ribadiscono. E perché? Perché qui c'è un'unione sacra. Abbiamo detto che qui c'è un legame di anime, fiamme gemelle, e lo scopo del vostro incontro è proprio questo, liberandosi dagli schemi negativi del passato, o dalle paure, da quello che ci ha impedito anche di essere noi con la nostra autenticità, chiudendo un ciclo karmico e liberandosi appunto da tutto quello che ci teneva bloccati. L'incontro, poi, cosa succede? Che l'incontro principale, cioè l'incontro, il motivo principale era proprio liberarsi da tutto questo per poter avere l'unione sacra con quest'anima. Per qualcuno, vedete, libero arbitrio, dipende da noi il tempo che ci mettiamo, dalle anime che sono nel percorso, voi o quell'anima. Però per qualcuno mi stanno dicendo che nel qui e ora succederà qualcosa con quest'anima, ok? Ovviamente siamo tanti ragazzi, spero che succeda il prima possibile a tutti, ma non è sempre così, perché qualcuno ancora ha da purificare e lasciare andare delle tossicità e da liberarsi ancora, vedete ancora la libertà e liberarsi dai condizionamenti e dagli schemi, ce lo ribadiscono. Quindi qui lo scopo di vita è anche l'unione sacra, ma soprattutto la guarigione delle proprie ferite e liberarsi dai propri condizionamenti. Perché? Perché prima di tutto, prima dell'unione, ogni anima è nel suo cammino spirituale e voi siete in un cammino spirituale come lo è questa persona. Qui abbiamo anche il perdono, ovviamente, perché il perdono libera. Ok, vediamo anche in che fase siete di questa relazione. Le mie carte, le parole che non ti ho detto. Il perdono, ce lo ribadiscono. L'equilibrio, raggiungere un equilibrio, infatti abbiamo visto, e la riflessione. Abbiamo visto che quest'anima sta proprio facendo questo lavoro qui, perché con l'eremita si sta guardando dentro, sta facendo introspezione, questa riflessione la sta portando ad avere una sorta di illuminazione. E poi la trasformazione che sta avvenendo tra di voi. Questa persona nasconde i suoi sentimenti, abbiamo visto anche che aveva la luna insieme al matto, una persona che doveva ritrovare l'equilibrio. Abbiamo detto che il matto è qualcuno che potrebbe essere poco centrato. Quindi siete in questa fase, quest'anima in questa fase, nasconde con la luna i suoi sentimenti per te, ma ci sarà una trasformazione. Ci vuole del tempo. Abbiamo detto siamo in tanti, per qualcuno ci vorrà più tempo. Però guardate, il fondo mazzo abbiamo la riconciliazione ancora, me lo ribadiscono, e l'11-11, risveglio spirituale. Che dice appunto che la tua fiamma gemella o anima gemella è vicina, la connessione è molto potente. Potreste vedere l'11-11 o il 22-22 molto spesso, eh? Vediamo ancora cosa mi vogliono dire. Giustizia karmica è volata. Cosa vogliono dirci su questa relazione? Sta intervenendo la giustizia karmica, perché questa relazione ci deve essere, è voluta dal cielo. Guardate, divina femminile, tu sei la divina femminile. E cambiamenti, ci sarà un grande cambiamento, l'abbiamo anche visto che sta per succedere qualcosa. Ascolta il tuo intuito, dicono. Purificare però ancora, anche con quest'altro mazzo, mi ribadiscono che c'è qualcuno che deve ancora lasciare qualche sua tossicità. Può essere quest'anima, ma anche qualcuno in ascolto, che magari ancora ha dei condizionamenti o dei blocchi o delle paure che non è riuscito ancora a debellare del tutto. Vediamo ancora cosa mi vogliono dire sulla vostra relazione con quest'anima. In questo momento siete un po' giù, cercate di tirarvi su, ragazzi. Vedete ancora, sia voi che quest'anima potreste cadere in alcune tossicità. Adesso siete in silenzio con quest'anima, me lo ribadiscono. Qui è tanto, perché c'era anche la parola, c'era anche come si chiama, nell'oracolo della dea, c'era il tempo. Voglio vedere una cosa tra di voi, il legame. Cosa mi dicono?
Adesso c'è una chiusura, silenzio e chiusura, ma sentite ancora la dipendenza l'uno verso l'altro. Succederà qualcosa all'improvviso qua, ragazzi, questa persona vi sta spiando, eh? Si sente al freddo lontano da te questa persona, vuole comunicare, Ha la speranza di sistemare qualcosa qui, cosa? Una riconciliazione, cosa? La riconciliazione. Ok, quindi tu sei la divina femminile. Quest'anima l'ha capito benissimo, vuole un cambiamento, ma in questo momento si sta facendo un determinato lavoro, ritrovare l'equilibrio e guardarsi dentro, riflettere su ciò che davvero bisogna lasciare andare e riprendere, diciamo, anche con forza il contatto con te. Questo vuole fare. Guardate, vuole andare avanti questa persona. Distruzione e azzeramento della situazione. Questa persona probabilmente per qualcuno deve distruggere qualcos'altro, potrebbe essere un'altra relazione o appunto le sue tossicità e i suoi condizionamenti. Azzerando la situazione, potreste vedere anche lo 000 spesso, eh? E azzerando la situazione, cosa succede? Guardate il patto, le promesse e i cicli. Inizierà un nuovo ciclo con te. Perché qui c'è un'unione, l'abbiamo visto anche prima, con le promesse mi sta dicendo che c'è un'unione tra di voi, l'abbiamo visto come unione sacra. Per qualcuno però potrebbe anche essere che deve distruggere una relazione ufficiale e chiudere questo ciclo, Chaser, per poter venire a cercarti, ok? Vediamo ancora. E abbassare ovviamente la maschera, perché abbiamo visto che ti sta ancora nascondendo i suoi sentimenti segreti. Guardate, maschere segreti, ti deve rivelare quello che davvero prova e chiederti perdono, avere la forza di chiederti il perdono per quello che è successo e tu anche perdonare. Guardate, partner karmico e fiamma gemella. Per qualcuno qui c'è un trio e l'ascensione. Perché è successo? L'abbiamo detto prima, con le voci dell'Akasha. Uno dei messaggi era proprio tutto è giusto così com'è, anche quello che non riusciamo a comprendere. Anche chi si trova in una situazione a tre, purtroppo fa male, si sa, però anche il partner karmico aiuta la tua controparte animica a fare un processo di evoluzione per avere la sua ascensione, per poter imparare una lezione importante. E quindi bisogna avere tanta pazienza. Vediamo un po'. Guardate, sotto partner karmico abbiamo questione di tempo. Dovete avere pazienza, ragazzi. Questa persona con questo partner karmico, vi posso dire, siccome sotto questione di tempo ho la parola tradimento, potrebbe dover guarire la ferita del tradimento che magari ha inflitto a te. Potrebbe anche essere che questa persona verrà ripagata con la stessa moneta, perché il karma funziona anche così. E sotto di te, guardate un po'. Guardate, giusta direzione, fiamma gemella. Per qualcuno avete litigato, perché ho litigato o ho preso le distanze? Perché quest'anima aveva dei traumi e ce li avevi anche tu, le ferite dell'anima. Vi siete specchiati le ferite che vi hanno praticamente, queste ferite vi hanno fatto allontanare perché probabilmente entrambi avete avuto paura di guardarle, ok? E l'altra anima ce le fa vedere, provare sulla nostra pelle, però la giusta direzione è venire da te, fiamma gemella. Mentre questione di tempo col partner karmico perché doveva imparare questa lezione e probabilmente guarire la ferita del tradimento, quest'anima qui. Vediamo ancora cosa ci vogliono dire su voi. Vediamo se mi dicono qualcosa sul prossimo futuro di questa coppia sacra. Promesse, patto d'anima, ragazzi, me lo riconfermano. Chaser e cicli. Quest'anima sta arrivando da te per un nuovo ciclo, per rispettare la promessa. Guardate, risveglio spirituale, manifestazioni veloci. No, non ci credo. Fiamma gemella e risveglio ancora. Meraviglioso. È risvegliata la tua controparte. Tu sei risvegliata. Siete nel viaggio che vi porterà a rispettare il vostro patto d'anima, perché così è scritto, ma non bisogna avere fretta, perché tutto deve avvenire secondo il piano divino. Le lezioni bisogna impararle, perché se no non si riesce a rispettare. Vedete,
la distruzione dei segreti e il perdono. Andare oltre la freddezza che c'è adesso. Giustizia karmica per la divina femminile. Ok, bene. Adesso voglio vedere, giusto così, con dei tarocchi. Facciamo con questi qua. No, con questi qua. Voglio vedere un attimo l'energia attuale tra di voi. Vediamo un po' cosa mi dicono. Troppe. Una. Sei di denari. Qui c'è qualcuno che potrebbe non avere dato abbastanza, potrebbe averti dato briciole, qualcuno che potrebbe avere dato di più, magari tu, o viceversa, giratela se sapete che è stato l'altro a dare di più. Qui c'era uno squilibrio sul dare e ricevere. Si riporterà l'equilibrio qui. L'energia attuale è volere dare quello che è giusto. Per qualcuno è tanto, qui abbiamo un 7 di denari, mi fa pensare proprio all'attesa, al tempo che è trascorso, ancora il tempo. Il voler tornare anche indietro per poter avere una seconda possibilità, mi viene da dire. Ma bisogna passare le difese qua, eh? E fa perché? Perché c'è da fare una scelta. 7 di coppe. Quest'anima probabilmente è in procinto nel fare una scelta. È in procinto di fare una scelta, ha in questo momento le difese alzate perché probabilmente non ti sta contattando, esatto, 8 di coppe, perché per qualcuno qui c'è stato un abbandono e questa persona in questo momento non sta in contatto con te, però mi viene da dire che sta facendolo perché vuole fare una riflessione e un'introspezione seria. Quasi forse non vuole coinvolgerti nelle sue scelte, ma non perché non sei importante, ma perché lo sei, papessa, guardate, tu sei la papessa. Io ti sento, anche se non parliamo, io ti sento dentro, nell'anima. C'è una forte connessione tra di voi. Questa persona pensa anche che tu sia un po' magica, che tu possa avere dei doni anche, forse lo sa già, forse ne avete anche parlato. Vediamo un po'. Sì. Però questa persona sa che per venire da te deve lasciare andare una zona comfort. Vediamo. Ti ama. Questa persona ti ama. L'energia di questo momento è che qui c'è qualcuno che deve fare una scelta anche impegnativa perché bisogna lasciare una zona comfort. C'è silenzio, probabilmente perché ci sono alzate le difese, forse da entrambe le parti, forse se questa persona ti ha ferito tu hai alzato le tue difese, questa persona però esce come un re di coppe, un uomo innamorato. Se sei uomo, girala. Qua vola tutto, benissimo. Infatti sente un grande peso questa persona, però l'eremita, ancora l'eremita e il 4 di coppe. Quest'anima sente sensi di colpa e rimpianti per quello che è successo, un grande peso. Guardate, l'eremita va verso questo peso, sta guardando il passato, mi viene da dire. Mi viene da dire che questa persona sta pensando a quel con peso, sente pesantezza pensare a quello che probabilmente è successo o quello che magari ha combinato, perché poi abbiamo un 4 di coppe, quindi i rimpianti e i sensi di colpa. Guardate, nello smazzo però cosa abbiamo? Il carro e in fondo mazzo abbiamo un asso di bastoni. Vuole venire da te. Sente anche un impeto forte nel venire da te perché l'asso di bastoni mi fa sentire proprio la forte passione che sente per te quest'anima, eh? Qui c'è una forte alchimia. Il matto. Guardate come tornano alle carte, come si parlano. Il matto. Voglio venire da te. Potrebbe farlo un po' così, da matto, un po' squilibrato, eh? Ma all'improvviso con questa torre lo farà. Perché? Perché con te che vuole costruire quest'anima. Ancora però, prima, 7 di coppe, deve fare una scelta. 8 di coppe, siccome mi è caduto sul 10 di denari, questa coppietta, mi fa pensare anche che la scelta è di lasciare qualcun altro per venire da te. Vediamo, questa è l'energia attuale. Voglio vedere nel passato, cosa è successo tra voi? Benissimo, 5 di spade, questa persona si è allontanata in malo modo. Qui abbiamo anche un serpente su questa spada, mi fa pensare anche al tradimento. Tu ti sei sentita tradita, ti sei sentito tradito
nella fiducia o proprio con qualcun altro, eh? Nel passato, cosa ti ha combinato? Si è allontanata in malo modo questa persona, ti potrebbe avere tradito. Allora, 5 di spade, 5 di denari, ti ha abbandonato, Ti ha tradito e abbandonato, ti ha fatto stare male, ti ha fatto sentire fuori al freddo da sola. E regina di spade, ti ha ferito tanto, ti ha ferito tanto, ti ha deluso, ti ha fatto anche molto incavolare, mi viene da dire qui. Nel passato non ha creduto al sogno con questa stella, quest'anima. Non ha voluto credere. 7 di spade, è scappato dal sogno. Anche se tu eri un ideale per questa persona, è scappato dal suo sogno, da quello che tu potevi rappresentare. Ha avuto paura. Vediamo ancora. Sì, perché per qualcun altro aveva anche un'altra situazione. Ma ti amava, qui c'era amore, ragazzi. Qui c'era amore. Voglio capire una cosa su quell'amore. 4 di denari. Per qualcuno non ha aperto il cuore con questo 4 di denari all'amore. La lezione era anche imparare ad amare, forse per questa persona, eh? Non ha aperto il cuore all'amore. Vediamo ancora. È stato in silenzio, non ti ha rivelato delle cose con questo 4 di spade nel passato. Cosa? 6 di coppe, che sentiva la forte connessione con te, perché ti ha riconosciuto come anima o fiamma gemella. Sentiva la connessione. Ecco cosa non ti ha rivelato con questo 4 di spade. E 4 di coppe, che aveva anche dei sensi di colpa verso di te quando ti ha abbandonato. Questo non te l'ha rivelato. Ok, adesso andiamo a vedere qual è l'energia a favore nella vostra relazione. Vediamo un po'. Oh, wow, è volato. Guardate, l'appeso è in orizzontale. L'energia a favore è che questa persona si sta sbloccando. Cavaliere di spade che vuole comunicare a favore e il mago che vuole un nuovo inizio. Wow, l'energia a favore, ragazzi. E il 4 di spade al contrario mi fa pensare che vuole sbloccare questo silenzio. Per qualcuno vuole anche un cambiamento da un allontanamento che c'è stato tra voi, eh? Vuole un cambiamento. Vediamo ancora, visto che sono volate da sole, ma le voglio pescare io. Me le fate pescare a me, grazie. 6 di coppe ancora è volato. Allora, energia a favore. Intanto ci sta dicendo che vuole come. No, non ci credo. Mi è volata sul tavolo, non possiamo non leggere un 2 di coppe. L'energia a favore. Non ce l'ha fatto neanche dire, eh? Qual è l'energia a favore? L'amore. Questa persona si è scoperta innamorata, o forse in fondo al cuore lo sapeva già che ti amava, ma non era riuscita ad aprire il cuore perché aveva paura dell'amore, delle emozioni, l'abbiamo visto prima. Adesso l'energia a favore che invece vuole questo amore, quest'anima, eh? Il diavolo e la passione fortissima che sente per te, ce l'hai a favore. Cavaliere di coppe, l'energia a favore è che vuole venire da te con amore per dichiararsi finalmente questi sentimenti nascosti, eh? E chiederti anche perdono, il perdono che è uscito anche prima. Ancora una ne voglio, eh? 2, perfetto. Asso di spade, vuole venire a parlare con te, vuole farti una rivelazione, vuole un chiarimento e paggio di denari, ti vuole fare un'offerta vera, un'offerta concreta. Per qualcuno, in fondo mazzo, ho il 9 di denari. Oltre 9 di denari può essere che riconosce il tuo valore, può essere anche una persona un pochino egoista che ha sempre pensato a se stessa e al suo benessere, ma per qualcuno significa anche una persona che può venirti a rivelare con questo asso di spade che ha tagliato con qualcun altro ed è ritornata libera. 8 di bastoni. Sì, per qualcuno questo vuole dirti. Vuole dirti che è tornata libera o che sta tornando libera. Energia a favore, eh? Vediamo energia a sfavore, energia contro. Cosa abbiamo contro qui? Cos'è stato il problema o cos'è il problema? Allora, intanto qui abbiamo una persona, guardate qual è il problema. Giudizio e giustizia al contrario. Questa persona per venire da te deve prima, queste due carte si devono girare così. È un re di bastoni, una persona anche molto, insomma, ha sempre ragione lui, si fa come dice lui, molto anche di,
impetuosa come persona, anche un pochino arrogante, mi fa pensare. Però giustizia e giudizio al contrario mi fa pensare che a sfavore c'è il fatto che questa persona ancora forse non ha portato giustizia alla sua vita se doveva liberarsi da delle dipendenze o dai condizionamenti e se doveva chiudere una relazione non l'ha ancora chiusa. Quindi a favore c'è che la vuole chiudere per te, ma siccome sono cadute al contrario, non viene ancora da te con questo giudizio al contrario e giustizia al contrario perché ancora forse deve chiudere qualcos'altro. Sul fondo mazzo ho il mondo e mi fa pensare proprio a questo, una chiusura di un ciclo con qualcun altro per qualcuno qui, eh. Adesso le rimischiamo visto che sono volate e non me le fate pescare. Energia a sfavore. Abbiamo visto che per qualcuno potrebbe essere proprio un'altra relazione. A sfavore 5 di spade. Per chi non ha un'altra relazione, a sfavore c'è il fatto che questa persona sta male perché si è allontanata da te e si sente anche in colpa probabilmente. 4 di bastoni, si è allontanata dall'unione con te perché probabilmente ha avuto paura o perché ti ha tradito sempre, mi viene da dire, perché c'è il serpente qua, o forse perché c'era un'unione stabile da un'altra parte. Sì, non ha, si è allontanata dal desiderio di realizzare un sogno con te, mi viene da dire, ha avuto paura di questo sogno. La forza, guardate come parlano. Sul 5 di spade, a me è arrivato subito che era proprio la paura. Ed è così, non ha avuto il coraggio di vivere questo sogno di unione con te, ok? Questo è l'energia a sfavore. Non ha il coraggio in questo momento perché prima deve probabilmente, abbiamo visto, chiudere un'altra situazione, ma ha dei rimpianti e sensi di colpa, eh? Non solo forse da parte tua, ma anche magari verso chi deve lasciare. Comunque guardate, 6 di spade, si allontanerà da qualcos'altro, che sia una relazione o che siano delle sue tossicità, ok? Per chi ha una relazione, vi posso dire che con questo asso di spade a fine mazzo taglia un'altra situazione e 6 di spade se ne allontana proprio. E poi ti verrà a chiedere perdono e un'altra possibilità. Vediamo, ecco, ancora le stelle. Stavo dicendo, vediamo cosa succede nel futuro. Mi sono cadute le stelle, ma facciamo la domanda bene, eh? Prossimo futuro tra di voi. Vediamo cosa farà questo qua. Vediamo. Regina di bastoni, tu sei la regina di bastoni, sente, l'ho detto, una passione esagerata per te. Questa carta dei tarocchi, come dico sempre, la regina di bastoni rappresenta anche la divina femminile che sei tu, la tua energia. Vediamo, guardate, papa e 3 di coppe. Il Papa potrebbe rappresentarmi anche una persona impegnata, ma con il 3 di coppe e la regina dei bastoni mi viene da dire che nel futuro, nel prossimo futuro, ci sarà una riconciliazione, una dichiarazione d'amore, perché sente una forte connessione con te, quest'anima, e vuole questa riconciliazione. Però andiamo a vedere anche sotto, la sta pianificando con questo 3 di bastoni, questa cosa, eh? Sì, ma per qualcuno, essendoci qua sotto l'8 di coppe, mi fa pensare che prima questo Papa si è impegnato, deve lasciare andare qualcun altro. Vediamo ancora. Prossimo futuro. Sì, allontanamento da cosa? Da cosa si deve allontanare questa persona? Troppe. Allora, intanto guardate, questo uomo ti ama perché mi esce come re di coppe nel futuro, ma c'è il mondo, deve chiudere un ciclo quest'anima prima. Per poter venire da te, è in attesa di chiudere questo ciclo, eh? E poi comunicherà con te, ti dirà la verità, ti parlerà, ok? 2 di coppe ancora, perché ti ama. Nel prossimo futuro qui c'è l'amore, c'è la realizzazione di quel sogno, La realizzazione, mi viene da dire. Troppe. La ruota, il destino, ragazzi, qua è un rapporto destinato. Perché su 2 di coppe ho voluto un'altra carta e mi è uscita la ruota, è un rapporto destinato e ci sarà questa unione. Guardate, re di bastoni, tu eri la regina di bastoni prima, qui c'è una coppia sacra. Allora, vediamo ancora, per qualcuno ci potrebbero anche essere 2 uomini, eh? Siamo in tanti e se ci sono 2 uomini sei tu che dovrai fare una scelta qui, scelta d'amore. Ma c'è un grande peso. Fammi capire per chi ha 2 uomini cosa succederà qui, perché la ruota dove porta al 3 di denari, infatti, questa
Qualcuno di voi, ma questo vale per una o due persone, potrebbe dover essere lei a dover scegliere tra due situazioni, tra un rapporto che potrebbe essere materiale, anche di facciata, perché magari perché è così, perché è da tanto tempo che è così, e l'amore vero. Questo vale per una o due persone. Per la maggior parte delle persone, qui invece, è l'altra persona che probabilmente deve chiudere un'altra situazione. Ok. Voglio solo vedere ancora una cosa. Cosa mi vuole dire lui? Ecco, il matto con la torre. Cosa vuole dire? Che sta arrivando. E a Paggio di coppe. Ti vuole parlare questo qua. Paggio di bastoni e quattro di bastoni. Ti vuole parlare del fatto che sente. Ti sente. Ti sente come la sua compagna, compagno divino. Quattro di bastoni è proprio l'unione sacra per chi è in un percorso spirituale di animo fiamma gemella, e potrebbe rappresentare anche l'incontro che questa persona vuole con te e lo vuole fare all'improvviso, lo farà all'improvviso. Ok, questo un po' era la situazione tra di voi. Adesso andiamo a fare i mazzetti. Vediamo un po' il mazzetto, anzi, scusate, per la canalizzazione. In caso voi. E poi potete andare avanti e alla fine mi raccomando, non perdetevi i tre mazzetti dove io farò tre mini varianti per vedere dopo la canalizzazione cosa succederà tra di voi, ok? Ok, adesso procediamo con i nostri bei mazzettini per fare il nostro mazzo. Questo qui, ah, questi sono quelli, voglio usare questi nuovi. Ok. Oggi stanno volando le carte, eh? C'è una forte energia. Così. Queste facciamo un po' trito misto. Ecco, una cosa importante, quando escono le stesse carte in più mazzi è perché, lo dico per chi magari è la prima volta o sono le prime volte, non l'ha sentito, io cerco di dirlo più volte, è perché probabilmente quest'anima vuole sottolineare un determinato concetto alla sua controparte, ok? O una determinata cosa, magari ci tiene che tu sappia una determinata cosa, e quindi magari ce la fa vedere più volte, perché è una cosa per quest'anima importante, eh?
Mi sta venendo un caldo esagerato, ti dico di quando faccio questo lavoro qua. Si vede che quest'anima ha proprio bisogno di mandare un messaggio. Sì, vediamo. Queste le usate, sì, queste sì, queste voglio. Oggi devi un mazzone esagerato, come al solito esagero, eh? Come al solito faccio un mazzone, pavimento pesante. Facciamo così. Vediamo anche questo. Mettiamo anche queste qui sono quelle della colorata, sì. E mettiamo anche queste nuove. Sue frasi. Forse è un po' esagerato, col mazzo, però vabbè, cercherò di non essere troppo lunga. Ecco. Ok. Allora, partiamo. Ho bisogno di dirti la verità. Voglio dirti la verità su quello che provo per te. Voglio dichiararmi con te perché non sono mai riuscito a farlo prima e adesso ne sento la necessità. Sono geloso e ossessionato di te. Io purtroppo avevo delle tossicità. Ho fatto tanti errori con te e adesso ho degli ostacoli da superare per poter venire da te. Forse c'è qualcun altro. Ho permesso a qualcun altro di avvicinarsi a me. Sento una passione per te che io non ho mai provato per nessun'altra. Mi dispiace perché le mie tossicità mi hanno fatto comportare in maniera pessima, anche con degli atteggiamenti narcisisti nei tuoi confronti. Forse non riesco a parlare o forse non riuscirò a parlarti come vorrei davvero, ma ti prego, quando succederà, che mi avvicinerò a te o farò un piccolo gesto. Dai più valore al mio gesto che alle parole. È tutta la vita che indosso maschere perché nascondo le mie emozioni alle persone, perché ho paura di provare emozioni. Ma ti dirò la verità, sono stanco delle bugie, sono stanco di non essere chi sono davvero. Voglio chiarire le cose con te una volta per tutte, voglio, sì,
Voglio confessarti la verità. Voglio dirti anche qualcosa che tu non sai di me, del mio passato. Sono sempre stato una persona fredda, a volte anche un po' calcolatore, chiusa. Mi chiudevo agli altri, mi chiudevo le mie emozioni, chiudevo me stesso. Perché avevo delle tossicità importanti, perché avevo paura ad amare, perché ho sofferto. Amare significa soffrire per me. È sempre stato così. Ed è per questo che fin dall'infanzia io ho chiuso il mio cuore all'amore. Sono molto possessivo, sai, non solo verso gli altri, anche verso me stesso. Mi sono guardato dentro. E ho capito che tu sei un fiore speciale, qualcosa di speciale. Io ho capito il tuo valore e forse anche il mio adesso, forse inizio a darmi valore. Ti controllo, ti spio. Sappi che sto cercando di essere libero, libero da quello che mi impedisce di avvicinarmi a te. Questa volta avrò la forza di fare quello che devo fare, una volta per tutte. Andarmene via, allontanarmi, per poter ottenere davvero quello che il mio cuore vuole. Io voglio successo con te. Tu sei la mia fortuna. E voglio un nuovo inizio, un inizio passionale. Sì, perché io ti desidero, voglio fare l'amore con te. E voglio tutto da te. Tu sei la mia guarigione. Tu hai guarito la mia anima. Il tuo incontro mi ha fatto cambiare perché mi ha fatto aprire il cuore all'amore. Io adesso non ho più paura di provare amore grazie a te. Il nostro è un vero amore, io lo so. Ma dovevo chiudere o devo chiudere questo ciclo karmico. Chiudere questo ciclo karmico. Con il passato e con le relazioni che ho. Adesso lo so che sono in un cammino spirituale e che il tuo incontro non è stato un incontro casuale. Tu mi hai iniziato questo cammino. E sento come se il nostro cammino fosse protetto, protetto dall'universo, dal cielo. La mia anima sta guarendo e sto scegliendo il karma. Abbi pazienza con me, amore mio. Devo chiudere questo ciclo per poter venire da te. Ed è molto doloroso per me questo passaggio, questo momento della mia vita. Ma tu sappi che sei e sarai sempre il mio ideale, il mio sogno. Il sogno più bello che io ho vissuto. Ed è con te che io voglio festeggiare, io voglio la riconciliazione con te. Voglio farti questa dichiarazione d'amore e avrò la forza e il coraggio per farlo. Ti prego, abbi fiducia e fede in me. Sarò un compagno giusto, un compagno, il compagno che tu meriti che io sia. Ma forse prima devo ascoltare questa connessione. Io ti sento, io la sento la nostra connessione. Penso tanto ai momenti felici che abbiamo trascorso insieme e li rivoglio perché io ti amo, io voglio te, io ti amo e voglio te, voglio un nuovo inizio, una nuova vita con te. Voglio il successo con te e l'ho capito proprio guardandomi dentro. Che tu sei la cosa più preziosa. Tu sei la mia luce e sarai anche la mia scelta, sei la mia scelta. Questa scelta che non sono riuscito a fare, non sono riuscito a offrirti nulla. Questa volta sarà diverso, io ti offrirò quello che è giusto. Cambierò. Il cambiamento in me è già iniziato, grazie a te.
Cambierò, ma prima forse devo lasciare andare qualcos'altro per avere la nostra rinascita. Ma sappi che tu sei il mio vero, unico amore. Tu sei l'amore della mia vita. E questa separazione me l'ha fatto capire. Io non potrò mai amare nessun altro come amo te. E come io non riuscirò mai, mai più a provare quella passione per nessun'altra. Io lo so. Fammi chiudere questo ciclo, amore mio, perché solo così potrò avere la mia ascensione e la mia anima vibrare alta come la tua per potermi riavvicinare a te. È solo questione di tempo. Il tempo. Il tempo che permetterà alle nostre anime di essere ancora felici insieme. Tu sei speciale, tu sei il mio fiore speciale. E io sono destinato a te perché io sono il tuo divino maschile. Lo so, lo sento, ma dovevo ritrovare un equilibrio prima di potermi avvicinare a te. E ci ho messo tanto e ci sto mettendo ancora un po' perché sono resistente a lasciare la mia zona di comfort. Faccio fatica a lasciare le mie tossicità, i miei condizionamenti o la situazione che sto vivendo. Ma dentro di me sto sognando questo momento di poter tornare da te. Sono in attesa di poter fare quello che devo fare, superare le mie difficoltà, le mie paure e venire da te. Prima però devo chiudere con il passato e chiudere con tutto quello che non mi permette di correre da te. Io rischierò tutto per te, farò il salto della fede per te, amore mio. Perché tu sei il mio arcobaleno, tu sei la mia pace dell'anima e del cuore. Sono scappato da questo amore, sì, sono scappato. Forse ho pensato che se mi buttavo su storie più fisiche, passionali, potevo dimenticarti, ma non è stato così. Mi ha solo mandato in confusione tutto quello che è successo. Mi ha solo fatto capire tutto questo tempo che tu sei l'unica divina, l'unica compagna che la mia anima può riconoscere. Tu sei la mia divina femminile, memoria sei di coppe, sei la mia anima o fiamma gemella. Ne sono consapevole adesso. Sono in un momento in cui sto sognando e pianificando quello che sarà tra noi, la mia prossima mossa. Sì, perché adesso ho avuto l'illuminazione dentro di me, ho fatto tanto lavoro interiore e ho capito che tu sei la mia felicità. E io sarò l'uomo concreto, l'uomo che ti proteggerà, il compagno di vita che ti meriti. So di averti deluso e ferito tantissimo. E so che forse sarai anche un po' arrabbiata con me per quello che ho combinato. Ma io sto tornando, amore mio, sto tornando da te. Perché tu sei la mia compagna, tu sei la mia anima gemella ed è con te che io sento l'unione, la connessione. Sai, mi sono difeso da questa connessione, tu mi facevi paura, mi difendevo da quello che sentivo, da quello che mi trasmettevi, perché non avevo la forza di vivere questo amore pienamente, perché avevo paura delle mie emozioni, avevo paura di aprire il cuore, ma adesso sono pronto a costruire con te. Sì, io voglio tutto con te. Voglio una casa, voglio una famiglia, voglio cambiare le cose. Questa trasformazione che sta avvenendo, io so che ci porterà sulla strada giusta, perché noi siamo connessi. Noi siamo come due alberi che anche lontani sono legati, legati segretamente dalle radici. La nostra separazione è solo momentanea, è un momento di gestazione questo. Sì,
perché stiamo maturando entrambi, abbiamo lavorato entrambi per essere chi siamo davvero, per tirar fuori la nostra autenticità. E questo ci ha permesso di avere l'ascensione della nostra anima. L'amore sacro, anime, fiamme gemelle, noi siamo connessi, tu sei l'amore divino, tu sei l'amore sacro per me. E ci sarà una vera e propria rivoluzione nelle nostre vite, come già è successo per le nostre anime. Il mio cuore è fedele a te, abbi fiducia in me. Ti prego. Apri ancora il tuo cuore a me. Sii benevola con me, amore mio. Io sento ancora tanto attaccamento verso di te e spero che tu possa perdonare quest'uomo che è caduto così in basso. Ti dirò tutta la verità. Ti aprirò il mio cuore e finalmente riuscirò a dirti quello che provo per te. Ho voglia di vederti, sto impazzendo. Ho voglia di stringerti, ho voglia di sentirti. Sono indeciso su come fare. Non è facile per me in questo momento. Devo chiudere con delle cose, ma voglio comportarmi anche bene. Per questo che ci vorrà del tempo per me. Perché sono stato già per troppo tempo una persona immatura e egoista. E sono arrabbiato con me stesso per quello che sono stato. Non voglio più essere quella persona. Ho usato strategie e manipolazioni. A causa delle mie tossicità sono scappato via. E adesso riconosco tutti i miei errori. E sono arrabbiato con me per quello che ho fatto. Tu sei stata tutto per me, anche più dell'amicizia. Anche se ti ho detto che forse eravamo solo amici, o te l'ho fatto intendere, perché non riuscivo a parlare d'amore, ma tu eri l'amore. Ho voglia e ho bisogno ancora delle tue attenzioni. Mi piaceva come mi guardavi e mi coccolavi, ma adesso forse c'è qualcun altro. Tu sei la mia anima gemella e non voglio che qualcun altro pensi di portarti via da me. Ho capito di meritare l'amore, sì, adesso mi sento degno di questo grande amore, la mia anima in fondo non si sentiva degna d'amore. Adesso ho capito che è sicuro amare, perché sei tu dall'altra parte, ed è sicuro amare te, perché tu mi hai amato fin dal primo momento, in modo incondizionato. Adesso ci credo. Sì, ci credo anch'io. Tu sei la mia anima gemella. Io ti visualizzo, sai? Chiedo, prego al cielo di farmi ritrovare di fronte a te, magari così con un incontro casuale, perché ho così ancora paura di poterti deludere e di affrontarti. Ma la mia passione sarà più forte delle mie paure. Io tornerò da te. Nel frattempo, sappi che mi limito a spiarti, perché senza di te mi sento solo e al freddo. Anche se adesso non riesco ancora a parlare perché ho ancora le mie tossicità che mi bloccano. Ho dei conflitti interiori con me stesso, nella mia testa e anche con altre persone in questo momento sto litigando, sì, perché sto litigando con tutti. Io voglio venire da te. L'unica cosa che conta per me è poter tornare da te, ma voglio tornare libero, libero per te. Io sarò libero per te. Perché tu sei la mia anima o fiamma gemella, sei di coppia ancora, ragazzi. E la nostra connessione non avrà mai fine, perché il nostro amore non avrà mai fine. Ti sento. E tu mi metti pace e tranquillità. Quando sento o percepisco la tua energia, io sto meglio. Ma sono come ossessionato da te. Voglio venire da te. La direzione giusta è venire da te. Ma prima devo
Devo guarire, devo finire la mia guarigione dell'anima per avere la rinascita mia. E chiudendo questo ciclo, avremo una rinascita insieme, amore mio, un nuovo inizio, completamento del ciclo, un nuovo inizio, un nuovo ciclo, il nostro incontro, quell'incontro che sto desiderando da così tanto tempo. Desidero stringerti, baciarti e farti mia. Un nuovo inizio d'amore tutto nostro, alla luce del sole. Tu sei il mio fuoco. Io ti scioccherò, ti stupirò, farò qualcosa che ti stupirò. Porterò giustizia a noi, alla nostra storia. E chiuderò definitivamente con tutto quello che è il passato, perché io con questa morte ho avuto davvero una grande trasformazione e ti dimostrerò che sono un'altra persona. Io ti sento, mi si sono risvegliati dei doni. Io sento la connessione, io percepisco l'energia. Io ti voglio, voglio un nuovo inizio con te. Anche se in questo momento non te lo posso ancora dire, rivelare. Ma le cose cambieranno, cambieranno presto perché la ruota della fortuna sta girando a nostro favore. Ti rivelerò le mie emozioni più profonde, quelle che ti ho negato per tanto tempo. Perché io ti amo, ti sento e te lo voglio rivelare questa volta. Sì, voglio collaborare con te. E se succederà qualcosa d'improvviso, io come un pazzo verrò da te. Per la passione che provo, sei di coppia ancora, e per la connessione che mi lega a te, niente e nessuno potrà mai dividerci. Con te io voglio una vita. Con te io voglio fare l'amore, voglio venire da te. Voglio costruire e collaborare con te e parlarti, dirti tutto, dirti che tu sei la mia regina. Sei la mia regina di fuoco, sei il mio fuoco. Tu hai acceso il fuoco dentro di me e con te mi sento completo. Sì, tu sei la mia metà della mela. Verrò, ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sono in viaggio verso di te, perché sto cercando di abbassare le mie difese. Per amore, tu sei la mia regina di coppe, tu sei l'amore della mia vita. E io sarò l'uomo che tu hai tanto desiderato che io fossi. Costruiremo qualcosa di speciale, un nuovo inizio concreto questa volta. E tu sarai felice perché tu avrai tutto quello che desideri con me. È solo un momento di riflessione questo, non è una fine, non è nulla di tutto ciò. Io e te, 22-22, avremo la nostra riconciliazione. E la nostra unione, un inizio di un'unione divina. Ma prima devo chiudere una relazione karmica. Perdonami se ci vorrà un po' di tempo. Perdonami, amore mio. Il pensiero di te mi fa impazzire. Sto imparando la mia lezione spirituale. Per favore, abbi pazienza, ho paura in questo momento di impegnarmi. Ho ferito anche me lasciandoti andare. Ma adesso devo fare così. Ok, questa era la canalizzazione del suo pensiero, ragazzi e ragazze. Adesso un attimo di pazienza che tolgo le carte per poter poi farvi i tre mazzetti per avere poi adesso dopo questa canalizzazione farete la scelta tra tre varianti, così vedrete cosa succederà per ognuno di voi, perché poi ognuno ha la sua storia e ognuno ha i suoi tempi ovviamente di realizzazione anche della storia. Vedremo che piega prenderà e soprattutto da che parte sta spingendo l'energia della tua persona specifica. Ok, allora tanto ho quasi finito. Divido giusto un attimo per poter
avere più carte per voi nei tre mazzetti, eh? E le voglio tutte nel mazzetto che andremo a utilizzare, quindi faccio così. Ok, ce l'ho quasi fatta. Queste qui ce le ho qui, queste qui. Non so se avete notato quante volte sono uscite le anime fiamme gemelle. Il 6 di coppe mi sarà uscito 8 volte, veramente incredibile. Cioè, quindi il 6 di coppe è proprio la carta che le rappresenta. 4 di bastoni, 6 di coppe, regina di bastoni, re di bastoni. Veramente una canalizzazione forte di quest'anima, è molto consapevole, ha fatto tanta introspezione, ha ancora qualche tossicità, ma adesso le riconosce le sue tossicità e le sue paure. Ma quello che ha capito bene è che non ti vuole assolutamente perdere, anzi vuole una vita con te, come se la vita dice, glielo deve questo, un sogno che vuole realizzare finalmente. Vediamo un po', facciamo tre segnalini, vediamo un po', non li ho preparati, mi è venuto in mente adesso, per cui li scelgo così con voi. Tre segnalini. Facciamo un angioletto, un diavoletto, no, il diavoletto no, non lo voglio il diavoletto. Facciamo. Ah, possiamo anche prendere gli angioletti, sono diversi. Perfetto. Facciamo così, prendiamo gli angioletti. Ne volevo tre, però ce l'avevo un altro. Sì, eccolo qua. Perfetto. I tre angioletti oggi. Allora, tre angioletti. Quello seduto, quello pensieroso e quello con le mani giunte. Fate la vostra scelta. Io adesso nel frattempo preparo i tre mazzetti, ok? Vediamo qual è il messaggio in base alla vostra variante 1, 2 e 3. Qual è il messaggio che dovete ricevere dalla vostra controparte animica dopo questa canalizzazione? Che strada prenderà la vostra storia? Ok? E soprattutto l'energia. Da che parte spinge di quest'anima? Abbiamo visto che ti ama, che vuole tornare. Ci sarà qualcuno che sarà più rapido, qualcuno meno rapido, ovviamente, perché siamo tanti. Ok. Facciamo così. E poi vi darò anche le letterine, i numeri e i segni che so che vi piacciono, eh? Sapete che quelli non sono necessari perché il messaggio deve risuonare. Ecco, questa qui, io volevo metterla qui, ma mi è caduta qui, per cui ve lo dico già prima della scelta, che a questo punto la rimettiamo dentro perché vuol dire che non deve andare da nessuna parte per il momento. Vediamo se però sappiamo che ci sono fiamme, eh? Sicuramente, visto che mi è caduta la carta delle fiamme, ecco pure i segreti qua. Qualcosa, magari poi adesso vengono di qua le fiamme, però giustamente non voglio che vi influenziate visto che è caduta la carta delle fiamme lì. Abbiamo messo tante, ho messo un po' troppo, però fa niente. Oggi è così.
una mini canalizzazione, cioè una mini variante che poi tanto mini non sarà, però la facciamo così. Messaggio ricco. 1. Questo lo mettiamo qui. Questo qua lo mettiamo qui. Ok, ci siamo. Volevo anche per i messaggi per voi, anche le carte degli angeli che volevo mettere. Un messaggio che dovete sapere dai vostri angeli, dalle vostre guide, come li volete chiamare voi. E direi che va bene così. Allora, 1, 2, 3 e 4. Si vedono tutti e tre? Sì. Primo angioletto, quello seduto. Secondo angioletto, quello con la manina sul mento, ditino sul mento. Terzo angioletto, quello che prega. Allora, chiudete gli occhi, fate un bel respiro, pensate ancora alla vostra persona, visualizzatela nella vostra mente. Aprite il cuore, ascoltate la connessione e fate la vostra scelta. Andiamo ad ascoltare qual è il messaggio che vi deve arrivare oggi dalla vostra persona speciale. Dopo la canalizzazione, l'avete ascoltata, fate vostro quello che vi è risuonato davvero nell'anima e lasciate andare il resto. Adesso andiamo ad ascoltare la seconda parte, quello che vi appartiene. Trattenetelo, mi raccomando, sempre con discernimento, ragazzi e ragazze, perché sapete che siete in un interattivo. Ok, partiamo con la prima variante. Per te, prima variante che hai scelto, l'angioletto seduto. Già qui mi fa pensare a qualcuno che è in attesa da tanto tempo. Vediamo un po'. Per l'angioletto seduto. Primo messaggio. Qualcuno, eh sì, qualcuno ti ha fatto vedere con le sue tossicità, quindi la tua persona speciale, mi viene da dire, il suo lato oscuro. Una persona che ti ha risvegliato dei traumi pesanti, perché? Perché doveva aiutarti a liberartene, angioletto seduto. Qui si parla di tempo, senza tempo, dice questa carta. Il tempo non esiste. Arriverà l'abbondanza che ti meriti, sei protetto, non avere dubbi. E ancora, eliminare le malelingue, vincere sul proprio ego. Qui consigliano di purificare se stessi e anche gli ambienti dove si vive. Qui c'è qualcuno che ha avuto troppo orgoglio nel passato. E forse un pochino c'è ancora oggi. Cerca di eliminare questo orgoglio perché questa persona ha bisogno che anche tu faccia un tuo lavoro.
non è solo questa persona, questo mi stanno dicendo, ok? Devi vincere anche sul tuo ego, mi raccomando. Però sei protetta, sei protetto, angioletto seduto. Vediamo adesso proprio sulla tua persona. Intanto risulti la sua regina di coppe. Ti ama tantissimo, dice. Ti spia, questa anima ti spia, ti controlla dove può e ti vuole chiedere perdono. Ti vuole chiedere perdono e dirti quello che prova. Che prova anche oltre l'amore, anche una fortissima passione per te, perché tu la completi questa persona. Questa persona si sente sola senza di te. Ti nasconde i suoi sentimenti, spera che tu possa avere ancora fiducia in lei, perché ha capito che il vostro è vero amore. Per questo forse devi abbassare un po' l'orgoglio per quello che ha combinato. Ci sarà la vostra riconciliazione, mi raccomando, credici, siete in un percorso di fiamma gemella. Effettivamente la fiamma dell'altro mazzo era caduta proprio in mezzo a questi due, per cui ci confermano anche con quest'altro mazzo che siete in un percorso probabilmente di fiamma gemella. Qui però c'è del libero arbitrio, per cui i tempi si possono dilatare in base a ogni storia, perché ogni persona ha la sua storia, ok? E le anime possono avere il tempo che vogliono, che necessita, per imparare la loro lezione. Voi dovevate imparare il vostro valore, per questo vi siete incontrati con quest'anima. E ancora, purificare corpo e spirito. Qui c'è qualcuno che ha ancora qualcosina che si rifiuta di vedere, angioletto seduto. Non è solo la tua persona, questa. C'è ancora qualcosa in te che devi liberarti, guarire. Purifica anche te stesso, perché può essere che prima mi hanno detto che c'era dell'orgoglio, mi è arrivato, no? Però può essere proprio anche da o paure, orgoglio, paure. O dei limiti che ti stai mettendo, mi viene da dire. Qui questa persona ti ama, ti sente, questa persona ha sviluppato anche lei una sorta di intuito, dei doni. Una persona che è molto sicura per quanto riguarda la sua vita materiale, forse meno in amore è sicura, però vuole essere una persona concreta, seria per te. Anche se in questo momento si sente ancora un po' bloccata. Qui abbiamo proprio qualcuno che non riesce ancora a parlare, a comunicare. Però c'è la ruota, ragazzi. Il destino è dalla tua parte, angioletto seduto. Quest'anima vuole cambiare le cose con te. Qui abbiamo il 6 di coppe, ti pareva, se non usciva da qualche parte, sei la mia anima o fiamma gemella, dice questa persona, lo sa benissimo. Però ha ancora qualche cosa da sistemare. Qui ci deve essere. Allora, questa è la giustizia. Ci sarà giustizia per te, perché tu sei di coppe, sei la sua connessione, sei la sua metà. Ma qui, vedete, qua c'è una sofferenza. Probabilmente con questa giustizia questa persona deve chiudere qualcosa che gli provoca sofferenza. Maschere, deve abbassare le maschere questa persona ed è un po' indecisa su cosa fare. Però ha la speranza di poter avvicinarsi ancora a te, di riavvicinarsi a te, ma deve chiudere prima un ciclo molto doloroso. Però abbi fiducia perché questa persona è nel risveglio, si è risvegliata la tua persona. Ci sono cose ancora che non sai di questa persona che ti rivelerà anche del fatto che si sente sola senza di te. Tu non lo sai, ma te lo dirà. Guardate, gli dispiace anche di averti abbandonato questa persona. Ma l'ha fatto perché guardate, adesso questa persona deve lasciare andare probabilmente un partner karmico. Ok? Sì. Allora, ha capito il tuo valore questa persona e l'ha capito forse anche perché magari è lei che sta avendo problemi col suo partner karmico. Potrebbe anche essere che per qualcuno la tua persona speciale sarà lasciata dal suo partner karmico. O trattata male dal suo partner karmico, perché capirà il tuo valore anche grazie all'interazione con questo partner karmico. Vediamo un po' cosa ti vuole dire ancora quest'anima, angioletto seduto. Farò un'azione presto per te, per favore credimi, vuole che tu abbia ancora fiducia, eh?
Non ho mai amato nessuno quanto amo te. Infatti abbiamo visto che siete in un percorso di fiamma gemella. Questa persona, forse anche con l'interazione con un altro partner karmico, ha capito quanto tu sei importante. Forse si è messa a valutare determinate cose, troppe, però prendiamone un po'. Rispetto, questa persona ha capito che tu ti meriti e ti meritavi il rispetto che forse non ti ha dato prima. Per qualcuno ci potrebbe essere una delle energie tua. La tua energia, quella di questa persona o della terza energia, che potrebbe essere particolarmente bassa, una delle tre. Qui c'è stata della violenza anche verbale, e qualcuno invece molto alto c'è qui. Per qualcuno c'è anche qualcuno che potrebbe essere straniero. Allora, qui c'è un legame con un locale pubblico, potrebbe essere un locale dove si suona anche della musica dal vivo. Questa persona ti spia, angioletto seduto, questa è volata qua, vediamo. Mercato, piazza del mercato, piuttosto che qualcuno che lavora al mercato, sono parole chiave. Poi dopo questa la teniamo qua perché è volata sull'altro angioletto, sull'altro angelo, e quindi quella la teniamo lì. E poi abbiamo matrimonio, convivenza, ci potrebbe essere un matrimonio di mezzo. O una convivenza, ancora musica dal vivo, concerto. Qualcuno potrebbe essere stata con questa persona a sentire della musica dal vivo da qualche parte. Questa persona pensa che tu sia molto attraente, affascinante, anche hai delle belle forme. Forse questa persona ricorda e pensa alle tue belle forme, te lo dico perché c'è una passione forte qui. Questa persona si è arresa, ha accettato ciò che provava. E anche tu ti sei arresa e hai accettato qualcosa di questa persona. Ok, queste erano le parole chiave per il primo angioletto. E adesso per te, primo angioletto, vediamo subito quali sono i segni zodiacali coinvolti o ascendenti. Vediamo. Ariete, Toro, Scorpione, Cancro, Acquario, Sagittario. E basta, per quanti ne ho presi. E gemelli mi è rimasto in mano, lo prendo. Ok, questi sono i segni zodiacali o ascendenti che potrebbero essere tuoi o della tua persona speciale. Vediamo qualche numerino per te, angioletto seduto, vediamo. 14, 4, 19, 7, 20, 30, 6, 26, 15, 17, 23, 21 e l'ultimo 31. Questi sono i numerini. Adesso vediamo qualche letterina per l'angioletto seduto. E sono R, L, V doppia, Q, E, V, F, N, D, M e Z. Ok, queste qui sono le letterine. Potrebbero essere nomi, cognomi o città natale tua o della persona specifica. E adesso vi do qualche canzoncina per vedere se le sincronicità della musica ci aiutano a confermare che una parte di questo messaggio effettivamente è per te, che stai ascoltando. Potrebbero essere canzoni già importanti per te, per questa persona, o magari le ascoltate pensando a questa persona, o magari le ascolterai successivamente a questo interattivo alla radio della macchina o del bar dove vai a fare colazione, o magari l'hai ascoltata poco prima. Sono tutte sincronicità che l'universo ci manda quando succedono così. Qui ne saltano fuori tante. Qua una è volata. Per me è importante dei tiro mancino. Questa cos'è? La neve se ne frega di Ligabue. Viceversa di Gabbani. Volevamo solo essere felici di Gabbani. Dimentica di Tozzi. Spazio-tempo di Gabbani, qua qualcuno ama Gabbani, Girasole di Giorgia e l'ultima, Non son degno di te di Gianni Morandi.
Wow. Allora, queste erano le canzoncine, ragazzi e ragazze, dell'angioletto seduto. Se vi è piaciuto questo interattivo e non l'avete ancora, non vi siete ancora registrati, registratevi e iscrivetevi, non registratevi, iscrivetevi al canale, inizia a perdere i colpi. E, mi raccomando, mettetemi un like per lo scambio energetico, perché come sapete, perlomeno chi mi segue lo sa, io non faccio interattivi e consulti privati, scusate, vedete che proprio sono alla frutta ormai. Non faccio consulti privati, faccio solo interattivi gratuiti. Quindi, per lo scambio energetico è importante che voi con un like, è come se mi donaste una monetina e riequilibriamo, diciamo, l'energia tra il dare e l'avere. Ok, grazie dell'attenzione. Angioletto seduto, ti saluto. Ciao ciao, alla prossima. Passiamo al secondo angioletto. L'angioletto pensieroso, l'angioletto che si sta facendo tante domande. Tu, angioletto, ti stai domandando perché? Perché? Perché non fa nulla? O perché ha combinato tutto quello che ha combinato? Perché? Ti stai facendo una testa così, molto, molto mentale, angioletto, in questo momento, eh? Andiamo a vedere. La parola chiave che è uscita per te, te lo dico, poi andremo a vederle dopo, però questa è proprio volata sul tuo mazzetto, quindi l'ho messa qua, è anello. Potrebbe essere un anello che ti arriverà in dono o forse c'è di mezzo un impegno ufficiale per te o per questa persona. Andiamo a vedere. Quali sono i messaggi che ti vogliono dare intanto gli angeli? Senza colpa. Allora, devi perdonare te stesso e perdonare gli altri per gli errori del passato, dicono. Allora, è importante che non ti senti in colpa più, angioletto pensieroso. Perché? Perché è successo, non è colpa tua. Tutto è giusto così com'è. Tutto è giusto così com'è. Vediamo ancora. Circuiti, ricevere per condividere. Tu stai per condividere qualcosa con questa persona, mi viene da dirti. Credici, quello che è successo, adesso una nuova vita, un nuovo ciclo. Riceverai e condividerai la tua vita con quest'anima, probabilmente, angioletto. Devi superare ancora, superare la depressione. Mi viene da dire che qua, appunto, tutti questi perché la mente ti sta autosabotando, angioletto, ok? Cerca di non avere tutti questi pensieri, lascia andare la testa, lasciala un po' andare. Vediamo qual è il messaggio che devi ricevere post canalizzazione dalla persona tua del cuore, la tua persona specifica, la tua controparte animica. Intanto questa persona dice che tu sei la mia felicità, dice. Quattro di bastoni, con te io voglio l'unione sacra. Ecco l'anello, ragazzi. Qui arriva una dichiarazione proprio ufficiale, un incontro che potrebbe anche promettere proprio il matrimonio. Ci potrebbe volere un pochino di tempo perché abbiamo un cavaliere di denari, ma è anche il cavaliere più concreto. Vuole concretizzare con te quest'anima. Tu sei la mia imperatrice, dice. Tu sei la mia compagna divina, ma anche ti voglio, con questo anello, come la mia compagna ufficiale, la stella. Tu sei il mio sogno, sei il mio ideale. Questa volta questo sogno, questa persona, quest'anima lo vuole realizzare. Giudizio, guardate che carte, ragazzi. La mia anima sente la chiamata della tua. Io sono tuo, tu sei mia, noi ci apparteniamo, dice. Voglio cambiare le cose perché io mi sono allontanato da te, perché ho avuto paura, paura della forte connessione che sentivo per te. Se c'erano due situazioni, questa persona si potrebbe essere allontanata da te perché aveva una relazione ufficiale, oppure se tu eri la persona ufficiale, potrebbe essersi allontanato perché ti ha tradito con qualcun altro. Ma qui mi dicono che si sistemano le cose, eh? Vediamo ancora. Questa persona sta raggiungendo il suo equilibrio, quest'anima, eh? Potreste essere anime gemelle o fiamme, perché all'inizio era caduta anche qua la carta delle fiamme, però diciamo che la maggior parte di chi ha scelto l'angioletto probabilmente è in un percorso di anima gemella. Qui state riflettendo, quella persona anche sta riflettendo, l'abbiamo visto con l'energia iniziale della canalizzazione proprio, che c'era l'eremita,
Guardate, unione sacra. Siete in un percorso sacro. Abbi fiducia, basta domande, angioletto, basta con questo mentale. Basta perché ti autosaboti. Credi, abbi fiducia, qui c'è l'unione, ok? La perfezione è negli occhi di chi ci guarda e chi guardiamo con amore, ok? Hai avuto anche paura che questa persona possa avere scelto qualcun altro perché tu non ti sentivi meritevole o abbastanza. Non è così. Per quest'anima tu sei la perfezione, ok? Manifesta quello che desideri, tu hai il potere di manifestazione, puoi manifestare ciò che desideri. Chiedi all'universo, non avere paura. Quest'anima ti ama proprio per la tua diversità, perché la tua diversità è la tua unicità. Questo vuole dirti. Wow, giudizio ancora. Quest'anima vuole tornare da te perché sente che siete legati dal destino. Vuole essere una persona concreta e protettiva verso di te, se non lo è stato prima. Vuole che tu lo perdoni per tutto il dolore che ti ha causato. Sa di averti ferito, di averti deluso tanto. Guardate l'anello, no, guardate che meraviglia, voi vi è volato l'anello e qui c'è l'anello, una proposta seria, per qualcuno qua scatta proprio la proposta di matrimonio, wow, però c'è ancora un pochino di dubbio, un po' di indecisione su come fare per le paure, quest'anima potrebbe avere un po' paura, ma in realtà la sua anima sta guarendo, sta superando le sue paure, ok? Sta lavorando tanto dentro se stessa quest'anima. Tu sei la sua guida, tu sei stata la sua luce per quest'anima. Guardate, è come se quest'anima ha avuto un'iniziazione al suo cammino spirituale proprio grazie all'incontro con te. Per qualcuno potrebbe esserci di mezzo anche una famiglia con dei figli, ma questa persona dice che quello che prova per te, la passione, l'alchimia che prova per te, non l'ha mai provato. Vuole cambiare le cose, ci sarà un grande cambiamento tra di voi, una rivalutazione della vostra storia, un'opportunità tra di voi ci sarà. Ma prima c'è da fare una scelta importante, La scelta che porterà a entrambi a essere felici, anche se in questo momento questa scelta è in vista un pochino che non ci credi tanto, credici. Vediamo cosa ti vorrebbe dire. Per qualcuno questa scelta potrebbe arrivare in autunno. I tempi sono indicativi, ragazzi, siamo tantissimi. Quando esce proprio la carta che mi dà una tempistica, la dico, ma è ovvio che se siamo in migliaia che guardiamo, non può essere per tutti l'autunno, ok? Magari è per uno o due persone, ok? Poi non mi scrivete, io lo dico nel video e ovviamente se mi scrivete a me non è successo in autunno, è normale, non può essere per tutti. Tenete solo quello della parte di messaggio che risuona a voi. Questa persona. No, questa l'ho presa prima per il primo gruppo, la voglio mischiare. Vediamo cosa ti vorrebbe dire in questo momento, angioletto pensieroso. Lascia andare un po' quel mentale lì, vediamo un po'. Spero che le nostre strade si incrocino di nuovo, dice, ma sicuro siete fiamme qua, o anime gemelle. Ho paura di ferirti ancora, ecco perché ha quell'indecisione. Ti vuole fare la proposta, ma ha anche paura, perché prima forse deve chiudere anche questa persona le sue cose. Rischierò tutto per te, non conta più niente per me. Questo è deciso. Ok? Ho nascosto quello che provavo perché aveva paura, fondamentalmente. Vediamo qualche parolina chiave oltre l'anello per te, angioletto pensieroso. Vediamo. Facciamo così, aspetta che sposto questo, se no così ti metto qui a fianco. Qualche parolina chiave per l'angioletto pensieroso. Un compromesso e pace. Qui ci sarà una riconciliazione, un compromesso, la pace. Vediamo. Indipendenza. Qualcuno doveva tornare indipendente o magari guarire dalla dipendenza reciproca anche qui. Ci sarà una dichiarazione per te, angioletto. L'abbiamo visto in tutte le salse. A te ti arriva l'anello qui, Per qualcuno addirittura una gravidanza, se siete in età, ovvio che se avete la mia età, difficilmente vi arriva la gravidanza, però se siete giovani può arrivare addirittura una gravidanza con questa unione, un figlio, un
figlio dell'amore, dell'amore vero. E se non è che siete, se non siete in età di gravidanza, vuol dire che c'è un periodo, abbiamo visto che c'era un cavaliere di denari, un periodo di gestazione da aspettare, però arriverà a tempo debito questa situazione, perché questa è l'energia che si sta muovendo per voi da parte della vostra persona. Trovare il coraggio, perché? Perché sta cercando di trovare il coraggio per fare le scelte che deve fare per poter venire a dirti cosa, che ti vuole, che vuole fare le cose serie, che vuole darti un anello. Qui c'è una telefonata, un messaggio che potrebbe arrivare per qualcuno, da questa persona. Una persona che potrebbe amare molto le macchine e le moto o lavorarci con le macchine e le moto. Una persona che usa un pochino ancora di strategia e manipolazione. Ecco perché anche ci vuole un pochino di tempo, perché ancora deve lasciare qualche tossicità anche questo qui. Infatti c'è un blocco, si sente un po' bloccato e karmico, perché per qualcuno ha anche qualcuno di queste persone potrebbe avere un'altra relazione da chiudere. Ma succederà a te. Succederà, ci vuole del tempo. C'è un legame con i fiori. C'è un fiore forse che è importante per voi o per questa persona, magari lavora con i fiori o ci lavori tu. Qui c'è un amore puro e sincero, fidati, dicono. Fidati, angioletto, perché l'amore è vero qua. Però ci sono dei tempi che servono. Runner, questa persona è scappata da questo amore perché ha avuto paura. Ok, forse perché c'era qualcun altro. Adesso ho capito questa persona che tu meriti tanto e che anche lei può meritarsi, è meritevole di questo amore, ok? Perdono, ti chiederà perdono questa persona e ti chiede perdono per quello che non ha fatto, non solo quello che ha fatto, anche per quello che non ha fatto per qualcuno qui, eh? Mi sta venendo proprio forte, qualcosa che tu hai chiesto e non ha fatto, ok? Vediamo un pochino anche per te, angioletto pensieroso. Qualche segno zodiacale o ascendente, vediamo. Leone, oh mamma, Vergine, si è girata, la leggiamo, Acquario, Scorpione, Toro, Cancro, ok. E qui c'era la bilancia, però ne ho prese troppe. No, 6, 7, sempre 7 me ne escono. E bilancia, va bene. Allora, poi, numerini. Vediamo qualche numerino per l'angioletto pensieroso. 8, 14, 25, 4, 20, 2, 10, 6, 5, 9, 28, 3 e 13. Questi sono i numerini. Se non c'è il numerino, l'ascendente o la lettera, fa niente se viene suonato. Mi raccomando, eh? Ok, andiamo a vedere. No, dopo le canzoncine, vediamo prima qualche letterina. Allora, letterine D, K, U, T, G, S, M, A, L, H, N. Ok, giuste. Sì, va bene così. Queste erano le letterine. Nome dei vostri, nome, cognome o città natale, vostro e della vostra persona, mi raccomando. E adesso guardiamo qualche canzoncina anche per voi. Come ho detto ai ragazzi del primo gruppo, potrebbero essere canzoni che vi siete dedicati con questa persona o le avete ascoltate pensando a questa persona, o magari le avete ascoltate poco prima di entrare nell'interattivo o lo ascolterete o le ascolterete magari poco dopo. Sono tutti segni. Messaggi che l'universo ti sta dando per comunicare con te, magari per dirti che effettivamente una parte, ovviamente, come dico sempre, con discernimento, perché siamo in tanti, una parte di questo messaggio probabilmente è anche per te, angioletto pensieroso. E, come ho detto anche ai ragazzi del primo gruppo, nel frattempo ve lo dico, tanto che mischio, se
Se vi è piaciuto questo interattivo, mettetemi un like perché per lo scambio energetico è importante che ci sia uno scambio, visto che io non faccio consulti privati e faccio solo video gratuiti e devo riequilibrare la mia energia quando dono energia. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale che mi fa piacere. Allora, prima canzone, E vorrei dei Pooh. Seconda canzone, Quanto amore sei di Eros Ramazzotti. Terza canzone, Falco metà di Gianluca Grignani. Quarta canzone, Stai con me di Raf. Quinta canzone, Noi casomai di Tiro Mancino. Poi vediamo ancora. Sei un pensiero speciale di Eros. Qua Eros piace. Alta Maria di Venditti. Ne voglio ancora una per questo gruppo. Dimentica di Raf. Prima c'era Dimentica di Tozzi. Adesso Dimentica di Raf. Sto dimentica. Va bene. Ok. Queste erano le canzoni, grazie dell'attenzione. Angioletto pensieroso e lascia il mentale, mi raccomando. A presto, ciao ragazzi. Passo ai ragazzi che hanno scelto e alle ragazze che hanno scelto l'angioletto che prega. Angioletto che prega a te. A te mi viene da dire che tu stai sperando e pregando, stai chiedendo tanto aiuto al divino per la tua relazione. Sì, ti stai affidando a loro, ai ragazzi lassù, proprio al divino. E questo è un bene perché sei in connessione, sei in forte connessione col divino, però per qualcuno qua, una persona in particolare mi viene che ha pregato tanto questa persona. Questo invece non lo devi fare, angioletto, perché tu ti devi amare, devi avere amore per te stesso. E tu non ti meriti le briciole, tu ti meriti tanto perché non sei un uccellino, quindi non devi pregare nessuno. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' qual è il messaggio per l'angioletto. Intanto è volata e quindi la leggiamo questa frase perché mi è volata quando ho preso per gli altri, l'ho vista adesso, che dice: per favore, abbi pazienza, in questo momento ho paura di impegnarmi. Ok, quindi tu le hai pregato di fare le cose magari più concrete, più serie, e questo magari ti ha detto così. Ok, andiamo a vedere qual è il messaggio. Intanto, dai ragazzi per te, dicono il cielo in terra. Guardate, l'ho appena detto che tu sei in forte connessione. Tu senti la connessione forte, ok? E quando ti senti in connessione, tu hai l'armonia, la pace nel cuore. Mi raccomando, mantieni questa pace nel tuo cuore. Sappi che il messaggio che ti vogliono dare è proprio questo. Sì, ci sarà la riconciliazione e l'unione con questa persona che tu ami. Dicono questo, perché sei benedetta dal cielo, sei benedetto dal cielo, angioletto che con le mani giunte che prega. Però mi raccomando, non devi pregare nessun altro, prega solo il divino, perché questa persona potrebbe averti detto che ha paura di impegnarsi, che non vuole storie serie, e tu gli hai chiesto invece più volte di. Allora, tu devi pulire ancora qualcosa del tuo karma, angioletto. La stai facendo adesso questa cosa, stai facendo questo lavoro qui. C'è una pulizia karmica che potrebbe essere anche anzi, senza potrebbe, mi viene proprio che è una cosa collegata a delle vite passate. Tu, ecco da dove ti arriva questa cosa. Tu hai tanto paura di, oltre a essere abbandonato, proprio sì, hai paura, hai la ferita dell'abbandono molto attiva, secondo me, angioletto. Hai paura di perdere le persone, ti arriva da una vita passata. Devi fare un lavoro dentro di te. Puoi farlo anche, puoi intanto fare i codici sacri per la pulizia dei tuoi canali e anche proprio facendo il codice per l'abbandono, per sciogliere per sciogliere tutti, come posso dire, tutte le cose karmiche che hai portato anche da altre vite, ok? Puoi fare questo da solo, poi se invece ti vuoi affidare a qualcuno, puoi vedere di fare dei lavori con qualcuno di regressione per sciogliere, diciamo, le cose delle vite passate. Questa è una cosa per una persona in particolare, ok? Andiamo avanti.
Diamante grezzo, benissimo. Allora, tu sei un diamante. Tu riesci anche a distinguere molto bene tra il bene e il male, ma sei ancora grezzo. Cosa vuol dire? Che hai delle potenzialità che non hai ancora scoperto, stai scoprendo, angioletto connesso al divino. Tu sei molto connesso, sei molto connessa, però ancora non credi totalmente alle tue capacità, ai tuoi doni. Ne hai avuto percezione per un po', però è come se hai dubbi. Perché? Perché fondamentalmente ancora non riesce a darti quel valore, motivo per cui poi cadi in certe cose. Tu devi darti valore e devi lavorare sulla tua paura dell'abbandono. Soprattutto dai valore a te stessa, perché hai dei doni e devi riconoscerli. Ancora. Abbondanza nel materiale ti sta per arrivare. Abbondanza nei materiali su tutto ciò che desideri, anche in amore. Guardate, la ruota sta per cambiare, sta per girare per te, angioletto. Devi fidarti. Qui sta arrivando un uomo innamorato che ti farà una dichiarazione d'amore vera e propria. Questo è un re di coppe per te. Qualcuno che potrebbe essersi allontanato, aver messo distanza con te. Ma ti ama, qui c'è amore reciproco, c'è un vero amore, c'è un due di coppe. Devi avere fiducia. Questa persona sente che la sua anima, 10 di coppe, 2 di coppe, appartiene a te e che tu appartieni a lei. E l'ha capito, guardate l'eremita, come è venuta fuori in tutte le stese, in tutte le tre mini canalizzazioni, le tre mini messaggi qui, varianti, è uscita l'energia dell'eremita, che era la prima carta che è uscita proprio prima della canalizzazione per quest'anima che voleva parlare. Quindi tutte e tre le varianti stanno facendo vedere che l'energia di questa persona è stata proprio quella di introspezione, riflessione, guardarsi dentro per capire quanto tu eri preziosa per quest'anima. Un'anima che è stata tanto male, ma anche tu sei stata tanto male. Qui c'è stato proprio. Sì, io credo che c'è stato un allontanamento lungo con questa eremita e tu hai smesso di credere quasi. Qui abbiamo un 9 di spade, ansie, paure, non dormi la notte. E questa persona è uguale a te, ma qui ci sarà il perdono. Il perdono. Non solo devi perdonare quella persona, sì, perché qui quella persona vorrà il tuo perdono, ma anche tu devi perdonare te stessa. O te stesso, angioletto, perché è come se ti stai, come ti, se ti stai accusando di qualcosa. Qui ci sarà un cambiamento in questa relazione. Sì, perché prima questa persona ti ha detto che voleva solo una cosa fisica. Qui c'era tanta attrazione fisica, e questa persona probabilmente ti ha detto che era solo una relazione fisica. Perché? Perché c'erano dei limiti qui, delle gabbie che vi siete fatti voi, o forse c'erano altre situazioni aperte per cui non potevate vivere questo amore. Qui ci sono persone che hanno anime che hanno vibrazioni un po' bassine. Anche tu, angioletto, ogni tanto mi cadi giù. Devi fare una purificazione. Fatti la purificazione, sia quella semplice che ho messo, che puoi fare tutti i giorni, che l'ho descritta dove c'è il video della purificazione con i codici sacri. Sotto c'è anche la purificazione semplice, falla, che è importante, e fatti la tua bolla di protezione, perché sei un pochino attaccato, angioletto, dalle vibrazioni basse qui. Però per te sta per cambiare qualcosa, qui sta per succedere qualcosa di bello. Qui c'è un patto d'anima sacro, che qualcuno vuole rispettare con te, qualcuno che ti ama. Un'altra volta l'eremita, qualcuno che è stato per tanto tempo lontano da te, una persona che sta pianificando di tornare e che ti dirà: guarda, qui ti sta per arrivare anche un messaggio, addirittura per qualcuno potrebbe arrivarti anche una lettera. Qui ci sarà un nuovo inizio o un inizio vero e proprio d'amore, perché abbiamo un bellissimo asso di coppe. Tu avevi il 2 di coppe, il 10 di coppe, l'asso di coppe, il patto d'anima, angioletto, devi credere, abbi fiducia. Qualcuno toglierà la maschera finalmente.
abbasserà le difese e toglierà la maschera a questa persona. Ancora il messaggio, ancora la lettera. A me viene che qualcuno qui riceverà una sorta proprio di lettera, non messaggio sul telefono, qualcosa di cartaceo. Fatemi sapere con i vostri feedback, eh? Qui c'è proprio la tua energia. Tu sei la divina femminile per quest'anima. Senti una fortissima connessione con te. Siete connessi, devi avere fiducia. Qua abbiamo il matrimonio celeste. Qui c'è l'unione sacra, matrimonio celeste. Qui c'è un matrimonio voluto dal divino. Guardate, ci sarà una vera e propria rivoluzione nella tua vita. Abbi fede, ma prima dovete raggiungere entrambi l'equilibrio, sia tu che quella persona. Cerca di guardare i segni, anche forse le canzoni. Dopo ti arriveranno le canzoni, dopo le dirò. Tu riceverai un segno. Sei stata la vittima anche di te stessa, non solo di questa persona qui, eh? Ma tu adesso sei in una fase di rinascita, credi in te stessa perché sta cambiando la tua vita e perdonati per quello che è successo, perdonati. Adesso devi affrontare delle difficoltà per una tua questione personale, anima, una cosa che ti preme sulla tua famiglia, ma si sistema, abbi fede, sta tornando la pace qua, ok? Questa è per una persona proprio che sento tanto, c'ho tanti brividi. Allora, vediamo invece la tua persona, cosa ti vuole dire d'altro. Qualcuno che non si voleva impegnare prima perché forse avevate una relazione solo fisica, adesso invece vuole dirti che ti ama. Davanti a te mi sentivo a disagio, ora non ho più paura, ho capito che non mi giudicavi. Ho avuto un colpo di fulmine, va bene, vediamo ancora. Mi sento in colpa per quello che ti ho fatto e che ti ho detto. Benissimo, vediamo anche questa qui. La situazione in questo momento è complicata, ci sono cose che non dipendono da me. Dagli tempo perché questo qua deve sistemare delle questioni. Ti chiede scusa anche per quello che ha combinato. Vediamo qualche parolina chiave per te, angioletto, che con le mani giunte lo mettiamo così. Vediamo un po'. Amore puro e mortale. Qui amore sacro, matrimonio celeste. Allora, in tutte e tre le stese devo dire che l'energia è di fiamma, qualche anima gemella e qualche fiamma, ecco, devo dire precisamente. Però l'energia di fiamma è quella veramente forte e mi è uscita in tutte e tre le varianti, quindi ce ne sono qui. Allora, quest'anima dice che ormai ha capito che tu sei il suo vero amore, il vostro amore è immortale, ma si sente in questo momento è in sacrificio lontano da te. Forse l'ha capito dopo che ti ha abbandonato. Anche tu ti senti in sacrificio in questo momento. Bar, ristorante per qualcuno, ci potrebbe essere un legame, magari avete lavorato insieme con questa persona o vi vedevate in un bar o in un ristorante, avete dei ricordi in un determinato posto. Qui potrebbe esserci un qualcosa con un familiare. Mi viene ancora quelle difficoltà che ho visto prima per qualcuno di voi in famiglia, si risolvono, eh? Forse siete distanti anche per questo voi. Sì, per qualcuno sì. C'è stata una chiusura perché qualcuno ha dovuto rinunciare a spostarsi forse per un familiare. Allora, questa persona che tu ami potrebbe avere delle mani importanti. Un messaggio inaspettato sta per arrivarti, angioletto, da questa persona, eh? Una persona che adesso che siete distanti probabilmente è andata in una crisi pesante, sente tanta ansia, paura, non dorme. In passato potrebbe aver avuto anche paura di quello che provava, forse è entrata in crisi quando pensava di poter mantenere la vostra relazione sotto un aspetto più di gioco, amici con benefici, attrazione fisica e stop, invece qua. Poi è subentrato qualcosa di più forte, questa persona non ha retto il colpo. Potrebbe essere che uno dei due qui è particolarmente magro. Questa persona spera che tu abbia compassione come l'hai avuta fino adesso per lui e direi che tu, angioletto, ce n'hai tanta di compassione perché lo sento. Qui ancora musica, un concerto, per qualcuno potrebbe esserci stato anche qui un concerto importante. Io credo che chi ha fatto, mi pare, la prima variante e la terza, avevate il dubbio. Qua c'è qualcuno con i capelli scuri.
Stai per fare una scoperta su questa persona, una persona che potrebbe avere solo flirtato con te, adesso ti dirà i veri suoi sentimenti, una persona che aveva dei vizi e delle dipendenze, questa è. Libertà, la parola libertà mi fa pensare che la scoperta che farai, angioletto con le mani giunte, è che quella persona finalmente si è liberata dai suoi vizi e dalle sue dipendenze o dalla sua zona comfort ed è tornata libera. L'ultima per te? Sì, maschere. Allora, qui qualcuno si abbasserà la maschera. Tu saprai la verità. Allora, adesso vediamo anche per te, angiolettino con le mani giunte. Spostiamo questi così non mi confondo. Anzi, non vi confondete voi, perché giustamente andiamo a vedere qualche segno zodiacale o ascendente per i ragazzi e le ragazze che hanno scelto l'angioletto con le mani giunte. E abbiamo Acquario, Toro, Gemelli, Pesci, Leone, Cancro e Bilancia. Ok, questi sono i segni zodiacali o ascendenti tuoi o della tua persona speciale. Poi adesso andiamo a vedere qualche numerino anche per te, Angioletto. 14. 4, 21, 27, 20, 29, 18, 22, 30, 16 e 11 e anche 1, 11, 1, pensa un po', 22, 11, 1. Ok, questi sono i numeretti qua, i numeri, ormai numeretti. Ok, adesso andiamo a vedere qualche letterina. Lo dico adesso perché poi se no mi perdo. Mi raccomando, mettetemi un like per lo scambio energetico che devo riequilibrare la mia energia. Visto che non faccio consulti privati, faccio solo video gratuiti, è importante, che ci sia un riequilibrio proprio tra il dare e ricevere, ok? E se non l'avete ancora fatto, mi fa piacere se vi iscrivete al mio canale. Allora, andiamo a vedere qualche letterina. E poi guardiamo anche le canzoncine anche per voi. Allora, letterina V doppia O C Q K U X Z L N B M. Ok, va bene così. Adesso vediamo qualche canzoncina anche per voi. Poi mi raccomando, aspetto i vostri feedback, ci tengo. Ok, vediamo qualche canzoncina per i ragazzi e le ragazze dell'angioletto. È rimasta fuori una V doppia. Per qualcuno questa V doppia, per qualcuno è particolarmente importante questo messaggio, mi viene da dire, perché non l'ho proprio vista. Quindi direi che qualcuno che la vi doppia poi mi farà sapere. E sono volate anche le canzoni nel frattempo che stavo mischiando. Vediamo un po'. Allora, per me per sempre di Eros. Tu sei bella di Biagio Antonacci. Mille volte ancora di Max Gazé, lei di Tozzi. E più ti penso di Andrea Bocelli e Ariana Grande, e tu di Baglioni. Mille giorni di te, di me, di Baglioni. E l'ultima, Tappeto di fragole dei Modà. Queste erano le canzoncine, potrebbero essere canzoni che vi siete dedicati con la vostra persona speciale o avete ascoltato pensando a lei. O ascolterete magari poco dopo l'interattivo o poco prima di entrare in questo interattivo, magari vi è capitato di ascoltarla alla radio o nel locale dove siete stati. Va bene, spero che i messaggi siano arrivati a destinazione. Grazie dell'attenzione, alla prossima, un bacio, ciao ciao!